Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Eh sì, siamo ancora su Rogue Galaxy perché guardate cosa è spuntato sulla mappa adesso che abbiamo completato la storia. Nave fantasma. Andiamoci. So that's the famous ghost ship. Look how huge it is. How could a spaceship disappear 800 years ago and then suddenly reappear? This world sure is a mysterious place. I thought Erebus was only a legend. I never thought he really existed. A ghost ship, huh? Sounds like fun. Preparations are complete. We're ready to land, Captain. All right, we're going in. Ready? Charge! Oh-ho. This is Erebus's ghost ship, all right. Hasn't changed a bit in all these years. Why, being able to stand here like this, it's fate. Just as I thought. Erebus's treasure must have been calling me. Huh? What are you saying, Captain? You mean you've actually been here before? This ship drifts through the galaxy on a set cycle. I remember it showed up once before, 40 years ago. I went after Erebus's treasure back then, too, but... But what? What happened, Captain? You know, it's strange. I don't remember that part so good. Whatever. Listen up, everybody! This ship contains all sorts of treasures Erebus collected while he was still alive. Don't it just make your pirate blood stand up and sing? Yeah, Erebus was a legendary millionaire. His treasure must be worth a bundle. Then again, he disappeared ages ago. Who knows if his swag's still around? Of course it is! Plenty of brave souls have fought here for it and failed. But not even death is going to keep us away. We leave here with Erebus's treasures, no matter what. Come back with the treasure, or don't come back at all! Look sharp, everyone! Esatto. Abbiamo a che fare con un nuovo ed incredibile dungeon. Questa è la parte che ricordo più di tutti. Anche perché quando io comunque giocavo, quando rigiocavo a Rogue Galaxy dai miei vecchi salvataggi, mi passavo il tempo qui dentro. Passavo il tempo passavo il tempo dentro questa nave fantasma. Questa nave fantasma non è altro che una sorta di loop quasi infinito. Dico quasi infinito perché ci sono ben 99 piani, se non ricordo male, che possono essere esplorati interamente, dove in ognuno di essi c'è un punto di salvataggio, ovviamente. Però, se non ricordo male, ogni 10 piani o una cosa simile c'era addirittura un boss. Un boss che abbiamo già affrontato precedentemente nelle nostre avventure. Però, questa volta, decisamente più forte. Molto, molto più potenziato rispetto a quelli che solitamente c'erano prima. E quindi è questo il New Game Plus, o per meglio dire il
diciamo, il, come dire, l'aggiunta, la chicca per continuare a giocare ancora a Rogue Galaxy. Ebbene sì, qui partirà una sorta di miniserie, perché non la farò durare tantissimo. Cercherò di registrare poco, però cercherò di registrare più parti, perché come potete vedere qui ci saranno bauli, ci saranno forzieri, che però non saranno visibili, perché giustamente ancora non ho tutti i teleport, cioè tutti i teleport della mappa. Quindi dovremo guardare con attenzione tutte quante le finestre, tutte quante, cioè tutto, dobbiamo avere quegli occhi, 250 occhi. A parte il fatto che qui dentro si troveranno oggetti rarissimi, oggetti da endgame, e la cosa più figa e incredibile di tutti sarà il fatto che gli avversari saranno fortissimi e diventeranno sempre più forti man mano che ovviamente saliremo di piano, perché ogni piano poi corrisponderà comunque a una potenza dei nostri avversari inimmaginabile. Quindi ci sarà da divertirsi, ragazzi. Ci sarà decisamente da divertirsi. Infatti questo è il luogo dove solitamente ci si allena per raggiungere poi successivamente il livello 99. Ovviamente non c'è altro modo per raggiungere il 99. Allora, uniamo queste due pistole, che sono curioso di vedere cosa esce fuori. Zenon D. Figo. Zenon D Plus, tra l'altro. Vabbè, qui ovviamente non c'è nient'altro da fare se non... ok, se non guardare effettivamente tutte le altre armi. Devo maxare anche queste armi, tranquilli. Le maxeremo. Anche perché... vediamo cosa... cosa mi danno queste due? Forse neanche me le fa unire. Eh sì, infatti, immaginavo. Ok, possiamo smettere al momento. Sto maxando anche la Neo Zycross, proprio perché mi interessa poi farvi vedere al massimo della sua potenza come diventa. Tra l'altro... tra l'altro devo maxare anche tutte le altre armi, e per maxare tutte le altre armi, ovviamente, dato che farmerò tantissimi soldi, ma veramente tanti soldi, perché esplorando comunque la nave fantasma si ha la possibilità veramente di accumulare di tutto. Introduce myself. My name is Sebastian. I am the butler to Erebus, the ship's proprietor. I've been observing all of your great deeds in secret. How long I've awaited to find people such as yourselves. Please allow me to explain. After an exhaustive search and screening process, you've been chosen as my master's heirs. Therefore, I hereby hand over all this ship's treasures to you. Us heirs? But why? The master's treasures lie deep within the bowels of this ship. Please, go on. It's all yours. But, hey, wait! It sounds too good to be true. Telling us to take the treasure just like that? What should we do? I don't know. It is a little fishy. We don't have any other leads. Either way, Erebus's treasure is what we're here for. Come on. Finally, our long-cherished desire.
Esatto, non si sa cosa succederà. Però la cosa buona, ovviamente, la cosa buona, soprattutto la cosa importante, è il fatto che qui ci sono tantissimi mostri molto molto forti, che danno comunque un bel po' di esperienza. Ma la cosa più figa è che gli oggetti dentro i forzieri sono tutti fighi. Maledizione? Qua, se non ricordo male, forse tutti i forzieri avevano la maledizione, ora che ci penso. Guardate, ci sono anche persone fantasma. Ah, se sei arrivato fin qui allora hai già completato la storia principale. Alla prossima avventura che inizi, prova a tenere premuto il tasto R1. Ovviamente... aspetta. Un secondo, non mi ricordavo questa dicitura. Aspetta, alla prossima avventura che inizi, prova a tenere premuto il tasto R1. Alla prossima avventura che cominci. Che vuol dire? Vuol dire che se... ma nuova avventura inteso proprio come nuova avventura? Devo provarla sta cosa. L'avidità umana è davvero orribile. Eh sì, hai ragione. Potrei anche provarla subito questa cosa effettivamente. Ci sono altri bauli. Metallo tornasole. Guardate che oggetti. Cioè, ci sono oggetti allucinanti dentro questa nave. Ovviamente quei mostri, come potete vedere, sono ancora abbastanza abbastanza sdeboli, se devo dirla tutta. Non sono tremendamente forti. Guardate com'è caotico questo luogo. È veramente un labirinto. Bisogna guardarsi attorno a 360 gradi, perché perdere un forziere qui è all'ordine del giorno. Io non ricordo ovviamente tutte le ubicazioni dei tesori. Infatti mi vedrete girovagare con la camera così come un pazzo forsennato. Ma se voglio tutti i forzieri, e li voglio prendere tra l'altro tutti in una volta sola, credo che sia giusto così. Poi tra l'altro abbiamo dei personaggi anche abbastanza forti. Comunque aver completato il gioco a livello 58 circa, diciamo che è un'ottima, diciamo una grande soddisfazione. Oh, guardate qua quanta roba bella. E là, il primo Mimic. Esatto. Anche nella nave ci saranno i Mimic. E vi posso garantire che diventeranno decisamente forti. Guardate già questo quanto leva. 400, cioè con un colpo di lingua mi ha tolto 417. Cioè, una cosa paurosa. Ovviamente non registrerò tutta la nave fantasma, vi metterò magari degli spezzoni, farò uscire comunque degli episodi speciali, vediamo, non so come voglio gestire la cosa. Perché comunque la nave fantasma, diciamo, è un bel contenuto, come gameplay, come non game plus, ma come proprio contenuto di endgame. Quindi è abbastanza complesso da gestire. Però vediamo cosa mi invento. Per il momento pensiamo solo a esplorare un pochino. Magari facciamoci il primo piano tutti insieme, poi dopo deciderò cosa fare. Due Mimic di fila. Eh sì, proprio ci vogliamo del male.
Allora, andiamo avanti. Cerchiamo di batterlo il prima possibile in modo tale da poter aprire tutti i forzieri presenti. Guardate quanto vi levo poco, cioè sono veramente veramente resistenti sti nemici. Ok, facciamo un po' di danno a caso. Lo stordimento che gli passa subito, avete visto? Wow. Bene, e adesso possiamo goderci i nostri tesori. Allora, qui c'è il primo. E adesso andiamo a prenderci gli altri. Dopodiché continuiamo l'esplorazione. Sensore di gravità. Vedete quanti oggetti rarissimi. Il sensore di gravità penso sia uno tra gli oggetti più rari in assoluto del gioco. Credo, eh. Ora non vorrei dire una cagata, ma perché il sensore di gravità fondamentalmente non può essere né craftato e non viene droppato neanche dai mostri. Almeno da quello che ricordo io non viene droppato neanche dai mostri. Quindi immaginate quanto in realtà sia raro. Una stella cadente, ma porca miseria. Sì. Vedete? È una sorta di labirinto, tecnicamente. Padrone Arabi sono uno sproposito di tesori, ma il più raro di tutti è la creatura gioiello. Cosa sarà mai la creatura gioiello? Il flusso del tempo qui è tutto scombussolato. Chissà se quell'ombra nera c'entra qualcosa. Vedete, riceviamo anche delle informazioni piuttosto particolari, eh? Per esempio, quella del New Gameplay non la ricordo cosa faceva. Sono curiosissimo. Nel frattempo qua la Cyclos, guardate, 3500 d'esperienza botta. Cioè. Oh, abbiamo finito il primo piano. Salvataggio. E benvenuti al secondo piano. O per meglio dire, alla fine del primo, inizio del secondo. La ricordate? Was close. Are you okay? Hordes of beasts have made this ship their home. If you're not careful, they'll maul you from behind. Thanks. Well, either way, just stay on your guard, all right? The beasts here are probably a little more than you can handle. What's up with him? Esatto, niente boss fight, peccato. Let's get there before he does. Allora, possiamo proseguire un altro pochino. Come on, try me. Here they come. Peccato, volevo buttare giù quella tartaruga, ma non ci sono riuscito. Quindi facciamo prima così. E occupiamoci di questa singolarmente.
Bene. Proseguiamo. E vi volevo fare vedere un'altra cosa. Vediamo se appare il messaggio. No, non è apparso il messaggio. Strano, doveva apparire, se non ricordo male, il messaggio tipo second floor, una cosa del genere. Ho sentito dire che il maggiordomo stava cercando di adulare Arabis per rubargli il tesoro. Quindi il maggiordomo è infame. Ok, conviene sempre salire in modo tale da avere una visione un po' più omogenea del piano. Fortuna che Supernova è veramente, veramente efficace. Mi raccomando, attenzione ai tesori. Ecco, qua mi sa che c'è un altro Mimic, però. Sì. È pieno di Mimic qua. Infatti è molto importante che io affronti tutti questi Mimic. Perché mi servono le medaglie cacciatore, ovviamente. Per la famosissima licenza di Platino. Che mi consentirà di avere l'ultima spada delle stelle, delle sette spade delle stelle, del re delle stelle. Quindi è molto importante. Buttarlo giù più velocemente possibile, magari. Perfetto. Bene, tra un po' maxiamo anche la Zycross. Oh, una bottega addirittura. Chissà cosa può vendere una bottega qui dentro. Beh, scopriamo. Ho tutto quello che ti serve. La pietra tonante è figa. La pietra ghiacciata un po' meno. La pietra fiammeggiante non ci interessa. Va bene. Oh, un salvataggio. Però prima, perché da quel salvataggio poi ci interromperemo. Non so cosa vi aggiungerò poi successivamente, perché sarà difficile gestire questo episodio. Magari vi inserisco quella parte bonus. Vi inserisco quella parte bonus che ci ha detto il tizio di provare a vedere. No, non sono riuscito a colpirlo. Ole. Per vedere cosa succede. Anche perché la mia curiosità è tremenda in questo momento. Ok, la Neo Zycross è maxata, per cui cambiamo l'equipaggiamento e mettiamo la prima spada dei sette, cioè la prima spada dei re. Lampada ammaliante, ok, niente di eccezionale. Aspetta che lì. No, pensavo di aver visto forzieri. No, non ce ne sono. Allora, vi stavo dicendo appunto, non so cosa vi metterò successivamente, perché io in realtà continuerò a giochicchiare a Rogue Galaxy, solo che non ci giocherò con l'affluenza con cui ci ho giocato prima. Un Insector mi ha portato via il mio tesoro, la mia Edenzia. Ne ho fatte di cotte e di crude per averla. Così è facile maxare effettivamente le armi. Viene molto molto facile.
scaglia di... Madonna mia. Questi sono oggetti pazzeschi. Chiave dorata. Vediamo se qua già c'è un pezzo grosso. Gae Bulga. È un'arma. Dov'è? Dove me l'ha piazzata? Scusa, non è un'accetta di... Spirito coraggioso. Ma non è un'accetta di... Oddio. Ah no, forse era... Oddio, aspetta che non la sto vedendo. Sarò io forse che non... Cane da guardia, spirito coraggioso. Ah, eccola. Gae Bulga, livello 41. Un tesoro di Juraika tramandato da generazioni. La punta è l'osso di un mostro ancestrale. Ovviamente è una lancia per Jupis. Che sembra non essere eccezionale, perché comunque livello 41 sembra non essere eccezionale, ma unita vi posso assicurare che non è affatto male. Pozione curativa, bene. Federico, l'intera storia mi sembrava troppo bella per essere vera, ma ci sono cascato. E chi si sogna più mostri così forti? Let's keep this pace up. Oh, siamo senza pia. Edenzia, madonna che drop che ci sono. Bene, direi che possiamo tornare indietro. Sì. Possiamo tornare indietro, andiamo al salvataggio e noi ovviamente ci salutiamo. Cioè, più che ci salutiamo, magari ci... ci vediamo dopo? Cioè, non lo so effettivamente. Anche perché non so quanto ho registrato. Devo controllare anche quanto ho già registrato. Perché magari potrei fare una puntata speciale così, giusto per farvi vedere la nave fantasma e tutto. E poi magari il prossimo episodio lo monto a regola d'arte e vi faccio vedere magari le cose più importanti, no? Faccio una sorta di mashup della nave fantasma. È inutile abboffarvi in maniera così pesante. Sarebbe veramente, veramente brutto. Allora, fatemi vedere quanti minuti sto registrando. Perché sì, effettivamente già una mezz'oretta ce la siamo fatta. Per cui, guardiamo il video che c'è qui, o facciamo il boss che ci sarà qui, e poi ci salutiamo. What's this thing? Not this again. Here we go. Come on, see if you can take us. Now. I need a bathroom.
Sorry about that. What's going on? Ah! Oh! I see now. Multiple times and spaces are mixed up in this ship. They're layered on top of each other, which makes their energy unstable. You see? Get it? So what's your point? So my point is, we don't know what might happen. Well, that's a ghost ship for you. Things happen that common sense could never explain. Let's be more careful. Sì, fondamentalmente succede questo. Succede che siamo all'interno di una nave fantasma e, come vi avevo precedentemente detto, ad ogni piano affronteremo un boss diverso. Affronteremo un boss diverso, tra l'altro, che noi già conosciamo, che abbiamo già affrontato. Il primo è stato la rana gigante che abbiamo affrontato addirittura a Giuraica, quindi guardate quanto tempo indietro siamo andati. Beh, che dire, non mi resta altro che esplorare questa nave e ovviamente magari portarvi poi in futuro un altro episodio speciale dove vi faccio vedere il frutto del farming e il frutto dell'esplorazione di questa nave fantasma. Quindi grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.